però le cose che abbiamo sentito per anni non possono, dovranno diventare certezze. E questo dipende dai sindaci. E quindi ci metteremo con il sindaco di Ercole, con il sindaco di Ponte Cannano, con il sindaco di Salerno, con il sindaco di Adrona. Diventeremo una corazzata per le progettazioni, per l'intercettazione dei fondi, con gli imprenditori. Io sono sicuro, e vi posso dire una cosa, io non vedo l'ora che passa la campagna elettorale per iniziare a lavorare. Bravo! Massiccia presenza di sostenitori e tanto entusiasmo per l'inaugurazione del comitato elettorale di Franco Alfieri, candidato sindaco di Capaccio Pestum, tenutasi sabato 30 marzo. Presenti anche il deputato Piero De Luca, il presidente della provincia di Salerno, Michele Estrianese, e il consigliere regionale Franco Picarone, insieme a numerosi sindaci e amministratori del territorio. Sono lusingato, e per me è un grande privilegio, un grande onore, non solo essere candidato, ma mi auguro essere sindaco di una città importante, rinomata nel mondo, con risorse straordinarie che vanno organizzate per poter diventare lavoro, ricchezza, energie, non soltanto per questa città ma per l'intero territorio. Quindi una campagna elettorale impegnativa, breve ma molto intensa, che mi auguro mi possa portare ad essere sindaco, per poter mettere a disposizione di questa città e del territorio le migliori energie, l'esperienza, la competenza che ho maturato in oltre 30 anni di amministrazione pubblica. Lei già quando era sindaco di Agropoli si auspicava una collaborazione tra, diciamo, un coinvolgimento da allora dal comune di Agropoli con il comune di Capaccio Pestum. Già quando lei era sindaco sognava, diciamo, quest'unione, non come sindaco ma di unire le forze. Ma la sinergia delle città, dei paesi, dei territori è una necessità. Mi auguro che si possa davvero concretizzarla. Lavoreremo anche a questo, perché i problemi, soprattutto di territorio, si risolvono insieme.